Buongiorno a tutti, a quelli che assistono, sono Claudio Vector, da circa 20 anni utilizzo la teoria dei vincoli come strumento per migliorare le prestazioni delle organizzazioni. Qui mi vedete come membro fondatore di un'associazione no profit che abbiamo creato l'anno scorso con alcuni appassionati come me, che ha come scopo la diffusione di questa teoria, di questa metodologia. Quindi sono molto grata ad Assirep per questa prima assoluta, è la prima uscita pubblica che facciamo e speriamo ce ne siano tante altre. L'oretta passerà con una prima introduzione generale ai concetti di cardine che poi sarà utile per vedere l'applicazione al project management, che è una cosa che dovrebbe essere vicina agli interessi degli associati di Assirep. La storia è una storia, la teoria dei vincoli ha circa 40 anni, è una storia iniziata alla fine degli anni 70, non si chiamava teoria dei vincoli o teoria of constraints, aveva un nome un pochino meno altisonante, si occupava di ottimizzare i flussi produttivi. La teoria dei vincoli, anche quando non si chiamava teoria dei vincoli, è nata non, diciamo, in un deserto, ma è il risultato, non so se l'ultimo, ma comunque in ordine di tempo, l'ultimo di uno sviluppo concettuale che ha origini circa un secolo fa, con l'inizio della produzione industriale di massa. Quindi mette insieme gli sforzi di decine di persone. In questa slide ho cercato di mostrare come tutte le varie teorie che oggi sono sul mercato, in particolare la Lean e Six Sigma, siano in qualche maniera collegate con la TOC. In realtà c'è già un sacco di persone che si occupano di cose come TLS, cioè di mettere insieme concetti perché la radice è assolutamente comune. Qui ho cercato di dare un'idea dell'evoluzione di questa metodologia. Dall'inizio, dal primo libro che Goldratt, che è il fisico israeliano che per 30 anni ha sviluppato questo metodo fino al 2011, quando poi è morto prematuramente. Il primo libro che ha pubblicato sotto forma di novella, infatti, come vedete, si chiamava ancora Synchronous Manufacturing, ed è anche l'unico tradotto ufficialmente in italiano, anche se non si trovano più copie. E progressivamente dalla produzione questi concetti, questi principi sono stati portati nelle diverse aree aziendali, sia nel project management che ultimamente lato supply chain e distribution. Il libro, diciamo, in seconda posizione è un caposaldo perché è stato scritto di fronte a un problema che stavano cominciando a incontrare. Per quanto buona, per quanto potente questa metodologia, come tutte le cose, comprese le tecnologie più potenti, non si vendono da sola. Nel momento in cui portate, lo sapete meglio di me, un miglioramento in un'organizzazione significa cambiare le abitudini, smuovere le persone dalla loro comfort zone e questa cosa non avviene in maniera naturale, servono degli strumenti. Nel libro It's Not Luck sono raccontati per la prima volta questi strumenti, di cui avremo una fugace visione. Ci sono tre cose che caratterizzano la TOC, è un vero approccio olistico, quindi è un pregio, ma se volete anche un limite, perché è difficile utilizzare la TOC se non si rimuove il paradigma gerarchico funzionale. Contiene un sistema di misura che vedremo molto semplice e non deviante, cioè che agevola comportamenti sistemici e non li ostacola, e fa praticamente leva sulla rimozione di alcuni schemi mentali come strada privilegiata per ottenere il miglioramento. Ci sono quattro cose fondamentali. L'idea di sistema, che non è di Goldratt, ma viene addirittura da Deming dall'inizio degli anni 50. E quindi il fatto che le cose sono collegate, che i collegamenti siano ancora più importanti degli elementi che collegano, dal concetto di constraint visto in senso positivo, quindi il fulcro su cui fare leva per ottenere dei risultati migliori, diciamo, l'idea di variabilità, che anche questa non è, diciamo, farina del sacco di Goldratt, ma viene da lontano, viene addirittura dalla seconda metà degli anni 20, e che, come, diciamo, i metodi giapponesi, in particolare Toyota, e poi la Lean, che ne è, diciamo, la denominazione occidentale, hanno dimostrato la variabilità, il nemico numero uno del throughput, che è la misura principale
principe della teoria dei vincoli. Poi vedremo che cos'è questo diavolo throughput. Questa misura è la bussola. Tutte le decisioni e le azioni che aumentano il throughput sono buone per l'azienda, tutte le decisioni e le azioni che lo lasciano inalterato, lo penalizzano, non sono buone. Alla prima età eroica, che è stata un'età in cui andavano nelle fabbriche con un software per sistemare la programmazione e la produzione ottenendo grandi risultati, è seguita un quindicennio di consolidamento. Questo consolidamento ha permesso di razionalizzare anche i legami con le altre metodologie, in particolare di mettere a fuoco che i principi di ottimizzazione del flusso, l'equazione del valore sono cose che valgono per tutti e poi le vedremo, e di utilizzare alcuni processi che per Goldratt erano naturali in maniera sistematica. E quindi sono usciti i 5 passi di focalizzazione, il throughput accounting, e diciamo, sono state codificate alcune soluzioni per i tipi di vincoli più comuni. Principi fondamentali del flusso sono l'equivalente delle leggi di natura. Ci sono due grandi diciamo, leggi che regolano la natura attraverso la fisica, finora conosciute, la relatività generale e la meccanica quantistica. Se volete l'equivalente per i sistemi organizzati che hanno un obiettivo e che poi questo obiettivo può essere legato a qualche fatto misurabile, hanno 4 principi di ottimizzazione del flusso che sono stati utilizzati sin da Ford Taylor e poi da Toyota e poi recepiti anche da TOC, che sono universalmente validi e che sono quelli che vedete lì. C'è un obiettivo che praticamente coincide con la riduzione del lead time, quindi il principio fondamentale, una sorta di quasi un postulato tipo quello di Euclide, è se riuscite a ridurre il lead time per i progetti, la durata del progetto, avete un impatto diretto e positivo sulla profittabilità del sistema. Prevenire la sovrapproduzione, quindi in ambito produttivo evitare di fare magazzino work in progress, e quindi un meccanismo che dice quando non produrre. Questo passa da un'abolizione delle efficienze locali, altrimenti sarà impossibile rispettare il principio 2, e questo porta poi a dover avere un processo di focalizzazione per tenere bilanciato il flusso. Bilanciato flusso vuol dire un flusso regolare, come un fiume che scorre lento ma inesorabile, non tumultuoso. La tumultuosità del fiume vuol dire avere alta variabilità. E dall'altra parte abbiamo l'equazione del valore, che è una cosa, diciamo, autoinventata in questi anni, che serve a far capire che c'è una differenza tra quello che voi fornitori, diciamo, proponete come prezzo di vendita al vostro cliente e quello che lui percepisce. E la differenza è costituita dagli effetti indesiderati che, la vostra offerta non rimuove dalla realtà del cliente o addirittura crea in aggiunta. Su questo purtroppo non potremmo dilungarci molto, ma nel momento in cui avete un problema di il mio cliente non apprezza abbastanza la mia offerta, sappiate che dovete occuparvi, oltre che del flusso, anche dell'equazione del valore. Tanto dopo faremo qualche esempio di effetti indesiderati in ambito project management, quelli classici. Ma una cosa che probabilmente a Milano succede, non so, nelle città o nei paesi dove abitate voi, un tipico effetto indesiderato che un'azienda artigiana produce al proprio cliente, mi sto occupando da 6 anni di aziende artigiane, è il fatto che sono totalmente inaffidabili. Non vengono agli appuntamenti, i preventivi sono sempre sballati, le cose non sono mai come le promettono. Questo è un effetto indesiderato, perché produce una diminuzione di valore nella realtà del cliente. Il fatto che le aziende siano dei sistemi è una cosa apparentemente banale, no? Quindi scritto cambiare paradigma, a sinistra vedete l'organigramma, che è il tipico modo con cui le aziende si descrivono, più o meno inquinato da strutture a matrice, e a destra vedete la riproduzione tradotta, del concetto di impresa come sistema che Deming propose sin dal 1952-53 alle aziende giapponesi. Sembrerebbe una differenza da poco. In realtà questa differenza da poco fa tutta la differenza nel mondo. Alcune considerazioni, diciamo, a ruota libera. La prima, nel secondo schema l'attenzione è più sulle interdipendenze che sui singoli elementi.
Nel modello, diciamo, gerarchico funzionale si punta all'ottimo totale come somma degli ottimi locali. Nel modello a sistema si sa che ciò è impossibile, anzi, il perseguimento delle efficienze locali e degli ottimi locali è un ostacolo al conseguimento dell'ottimo globale. Nel secondo schema c'è presenza integrata con l'azienda di fornitori e clienti, almeno di primo livello. È difficile che un'azienda possa, soprattutto oggi che il mondo è estremamente complesso, prosperare in barba ai fornitori e in barba ai clienti. Quindi qualsiasi, diciamo, progetto di miglioramento che non tiene conto delle interdipendenze con fornitori e clienti è destinato, se non al fallimento, al conseguimento di un obiettivo molto più piccolo di quello che potrebbe ottenere. La struttura poi determina i sistemi di misura, quindi i tradizionali sistemi di misura delle prestazioni di uno schema gerarchico funzionale non possono essere applicati, sì che si impliciterà uno schema, diciamo, di impresa come sistema. E quindi c'è bisogno di un nuovo sistema di misura. Noi siamo stati allevati sin dall'asilo a pensare, a comportarci sulla base dello schema di sinistra. Quindi comportarci e agire sulla base del schema di destra è un pochino complicato. Poi c'è il principio di constraint. Cercherò di spiegarlo in maniera molto semplicistica, semplificata. Intanto il primo salto mentale è considerarlo come un punto di forza, quindi come il fulcro su cui imperniare la leva per ottenere il massimo risultato. C'è una definizione classica di constraint che si trova in tutti i libri della TOC, che è quel fattore con parte del sistema da cui dipende fondamentalmente la capacità dell'intero sistema di raggiungere o meno i propri obiettivi. Uno dei postulati della TOC è che in tutti i sistemi organizzativi dove c'è un obiettivo comune, le aziende, le famiglie, ci sia almeno un constraint. Poi per semplicità si pensa come un constraint quello su cui far leva per primo. Se accettate questo principio, quindi siete d'accordo che dato un sistema esiste un constraint, il processo, la procedura per ottenere il massimo ottenibile a parità di risorse disponibili, quindi senza incrementare in prima battuta, è una procedura come quella che state vedendo. Sono stati chiamati 5 passi di focalizzazione perché aiutano le persone che devono guidare e governare un sistema a muoversi col minimo spreco, quindi a fare solo quelle cose che hanno una rilevanza sulle performance. Il primo passo ovviamente è identificare dove diavolo sta questo constraint, come è fatto. Poi vedremo che fondamentalmente i constraint sono di 4 tipi, quindi l'identificazione è più facile di quello che si pensi. Il secondo passo, che è la diretta conseguenza, è farlo lavorare, qualunque sia questo vincolo, a pieno ritmo. Quindi l'unica risorsa che deve funzionare con efficienza massima in un sistema è il constraint, e sul giusto mix. Non tutto ciò che il sistema produce, che il sistema produca progetti, che il sistema produca commesse, che il sistema produca tramite un sistema di produzione discreta, che il sistema produca servizi, non fa nessuna differenza. C'è qualcosa che il cliente è disposto a pagare, ed è il risultato di una catena di attività. Il lavoro che il vincolo fa, su ognuna di queste attività non produce lo stesso risultato. Il terzo passo, che i primi due sono relativamente semplici, non mettono a prova i modelli mentali delle persone, è anche abbastanza divertente farlo. Il terzo è il passo più critico. Costruire il sistema attorno al vincolo sembra una frase neutrale, subordinare già dà più l'idea di che cosa bisogna fare. Quello che succede è che il principio numero due, abolizione delle efficienze locali, diventa subordinazione come procedura della teoria dei vincoli e significa fondamentalmente che tutte le risorse del sistema che non sono constraint non devono lavorare al massimo della loro efficienza, devono lavorare
per permettere al vincolo di lavorare al meglio. Questo ha un'implicazione molto forte su, l'abbiamo già detto e lo ripetiamo, su come misuro le performance delle mie risorse. Non posso misurarle tutte alla stessa maniera. Ha un'implicazione molto forte su come contrasto un fenomeno che si chiama legge di Parkinson, che vuol dire che fondamentalmente il lavoro va a occupare tutto il tempo che gli viene dato a disposizione. È immediato pensare che se uno non deve, diciamo, produrre al massimo la sua efficienza, ha del tempo libero. Come faccio a evitare che rimanga libero e non venga riempito da una dilatazione del lavoro? Ci sono tutta una serie di implicazioni che non sono banali e che contrastano tantissimo con i modelli mentali correnti, non solo a livello della produzione intesa come tutta la catena logistica che porta ciò che l'organizzazione offre al proprio mercato, ma vale anche per l'ufficio acquisti e vale anche per le vendite. Se le cose che sono state messe in campo per realizzare questi primi tre passaggi non hanno ancora portato a raggiungere l'obiettivo desiderato, bisogna fare il passo 4 e stare attenti all'inerzia, cioè al fatto che nel passo 4 si dice che bisogna ampliare la capacità e il suggerimento che viene dato è di mantenere stabile il vincolo per evitare che si, diciamo, innesti un ciclo continuo di spostamento del vincolo che ha effetti drammatici sulla capacità del sistema di produrre prestazioni. Vincere resistenza al cambiamento è il mestiere di tutti i giorni, a maggior ragione nel momento in cui si intraprende un percorso seguendo questa, diciamo, procedura base. Abbiamo detto che bisogna cambiare il sistema di misura e quindi occorre un sistema di misura che, diciamo, agevoli la presa di decisione secondo la procedura base, cioè secondo il constraint. Il sistema di misura proposto della teoria dei vincoli, che si chiama throughput accounting, è incentrato sul, diciamo, il concetto di throughput. La definizione è la misura della velocità con cui il sistema genera denaro attraverso le vendite. C'è anche nelle slide successive, faccio un esempio, il solito sempre banale. Immaginate di essere un'azienda che produce pennarelli. Tutta la produzione che comporta, diciamo, attività a basso valore aggiunto e anche abbastanza dannose per l'ambiente inquinanti, l'avete messa in Cina. Quindi dalla Cina arrivano tappi, arrivano corpi, arrivano refill. In azienda, diciamo, avete tutto il reparto progettazione, il marketing, avete l'assemblaggio, ovviamente controllo e accettazione, assemblaggio, packaging e distribuzione. Quindi il vostro sistema registra delle vendite, il vostro sistema registra delle spese operative. Il vostro sistema registra dei costi totalmente variabili, eventualmente dell'inventory. Vediamo che cosa sono queste variabili. Le vendite sono le vendite. Tutte le volte che vendete un pennarello, che lo vendiate direttamente, che lo vendiate tramite rivenditore, in qualsiasi canale utilizziate, fate finta che ogni pennarello venduto ricavate un euro. Siccome per vendere un pennarello dovete comprare dai cinesi un corpo, un refill, è un tappo e dovete comprare dagli italiani Cartotecnica una scatolina per metterci dentro il pennarello, immaginate che la somma dei costi che pagate per ognuna di questi quattro pezzi ai fornitori faccia mezzo euro. Questo mezzo euro, cioè la somma di tutti i costi legati all'acquisto di materiali, componenti, materia prima, lavorazioni esterne, sono costi totalmente variabili. Totalmente variabili perché avvengono solo in presenza della vendita. È vero che voi poi comprate per mettere a magazzino, ma questo è un altro film. La differenza tra l'euro che ricavate dalla vendita e il mezzo euro che pagate ai vostri fornitori si chiama throughput. È il denaro reale che mettete in saccoccia tutte le volte che realizzate una vendita. Le spese operative sono i costi fissi, quindi tutto quello che serve per far andare la baracca, quei costi che si muovono con il tempo e non con le vendite. Poi, se il vostro sistema non è sincronizzato, quindi non avete fatto bene il passo numero 3, probabilmente avete degli inventory. Non è sincronizzato, cosa vuol dire? Che gli acquisti, se continuano ad acquistare alla vecchia logica, cioè al prezzo più basso, magari a fine anno
registrate che avete comprato un sacco di roba che non siete riusciti a vendere e quindi registrate nel magazzino. L'inventory esiste anche nelle aziende di servizio, anche nelle aziende perché, che lavorano a commessa e si misura in tempo e non in denaro. Alla fine dell'anno il padrone dell'azienda in tasca fa un'equazione molto semplice che è quella che vedete sotto, dove è scritto CP. CP è cash profit, cioè quanti soldi mi sono messo in saccoccia. Quelli che ho ricavato dalle vendite, meno i TVC, meno le spese operative, meno l'inventory. Ovvero throughput, meno spese operative, meno inventory. E fa anche un altro conto, guarda il rendimento. Se questo rendimento è interessante, l'azienda conviene tenerla in piedi, se questo rendimento è meno di conto arancio, conviene chiudere l'azienda e prendere tutti i soldi che ci aveva investito, che sono la somma di spese operative e di inventory, e metterli in conto arancio. Per aumentare il cash profit, è facile, ci sono tre variabili: o aumentate il throughput, o diminuite le spese operative o diminuite l'inventory. Per la TOC, la strada maestra è aumentare il cash profit attraverso l'aumento del throughput a parità di spese operative, minimizzando l'inventory. Tutte le soluzioni TOC e tutta la TOC è fatta per questo. Quindi, se voi invece siete della, diciamo, brigata che vuole aumentare il cash profit riducendo i costi, la TOC non fa per voi. La TOC fa per voi se vi interessa aumentare il cash profit aumentando il throughput a parità di spese operative e minimizzando l'inventory. Minimizzare e non azzerando, perché inventory zero significa azienda morta, finché non scoprono velocità superluminali. Questo è l'esempio di cui parlavo prima. E queste sono, diciamo, la slide più riassuntiva dei campi di applicazione della teoria dei vincoli, che nel corso degli anni ha coperto quasi tutti gli aspetti. Ci sono quattro tipologie di constraint e quattro tipologie di soluzioni. Alcune di queste, in particolare quelle che vedete sulla sinistra della slide, sono soluzioni che hanno addirittura, diciamo, dei software che le implementano, perché si preoccupano di applicare i cinque principi, i cinque passi di focalizzazione e la logica del throughput a flussi logistici. Andando dall'alto in basso, diciamo, il primo tipo di constraint che potete trovare nella vostra realtà è il cosiddetto constraint di risorse, o CCR, che sta per Capacity Constraint Resource. Le soluzioni sono di due tipi: per la produzione discreta, drum buffer rope; per la produzione commessa e per i progetti, catena critica, che è quella che vedremo nella seconda parte del webinar. Tenterò di darvi l'illustrazione più sintetica e chiara possibile. Cosa vuol dire avere un constraint di risorse? Vuol dire avere più ordini di quelli che attualmente il sistema è in grado di evadere in due condizioni, con un lead time ridotto e con grande puntualità. Per cui, se osservando il vostro sistema notate frequenti ritardi di consegna e frequenti lamentele da parte del cliente che, nonostante ciò, continua a darvi ordini sulla lentezza, quindi avete un lead time più lungo, ma soprattutto avete ritardi, è probabile che abbiate all'interno un constraint di risorse. In alternativa, potrebbe essere che abbiate un constraint di lead time. Questo è il caso che stanno sperimentando moltissime medie aziende manifatturiere negli ultimi 10 anni, per cui le supply chain si sono enormemente allungate e anche globalizzate, e quindi non riescono più a fare quello che classicamente si chiama make to order, perché il tempo di produzione, ancorché, diciamo, ridotto con le tecniche più moderne, è ancora troppo alto rispetto a ciò che il cliente chiede, e quindi la soluzione sarebbe mettersi in casa magazzino ovunque, e il magazzino costa, e stanno dentro una situazione da cui non riescono a uscire, e questo gli fa perdere, diciamo, clientela, mercato, prestazione. La soluzione TOC a questo problema si chiama Make to Availability. Se qualcuno ha sentito nominare Demand Drive MRP è un'ingegnerizzazione potente e fantastica di questa soluzione.
Terzo tipo di costrente è il mercato. Avete gente che si gira i pollici. Siete una società di progettazione, nessuno vi chiede progetti. Siete una società di arredamento, nessuno vi chiede poltrone. Siete un consulente, nessuno vuole la vostra consulenza. Avete più capacità di quello che il mercato richiede. A livello logistico occorre affrontare questo constraint con una soluzione che si chiama Simplifieder by Ferrop, ma purtroppo per voi questo di solito non è sufficiente, perché dovete fare una seconda cosa che si chiama Mafia Offer, che magari sarà oggetto di un prossimo webinar, perché c'è bisogno, diciamo, del suo tempo per essere illustrata. Sulla destra, il quarto tipo di constraint. Fino adesso abbiamo parlato di cose che in qualche modo si possono toccare, che in qualche modo sono suffragate da dati che potete raccogliere, quindi la fase 1, individuazione del constraint, è relativamente facile. C'è, diciamo, il quarto tipo di constraint che abbiamo chiamato genericamente di comportamento, e che è di, diciamo, più difficile individuazione in senso preciso, ma di più facile individuazione come categoria, e tutte le volte in cui l'azienda si trova in una situazione in cui, come mi sento dire spesso, non so che pesci pigliare. Ci sono cose che mi fanno propendere verso una certa direzione, ci sono cose che mi fanno propendere verso un'altra direzione. Questa situazione, che la GC chiama conflitto, è tipica di quelle aziende, organizzazioni in cui c'è, diciamo, un behavior constraint. Qui non siamo più nel campo della produzione, non ci sono tempi e metodi, ci sono strumenti per focalizzare il proprio ragionamento. Se qualcuno ha mai letto Pensieri lenti e veloci di Kahneman, ha avuto, diciamo, esposizione al concetto di: il nostro cervello è fatto in realtà da due sistemi. Il sistema 1, che va molto rapido, usa poca energia e sfrutta i pregiudizi, quindi tende a ripetere quello che ha fatto, e il sistema 2, che è molto più, diciamo, razionale e articolato, ma siccome consuma molto più di energia, viene attivato praticamente mai in maniera automatica. Quindi questi strumenti aiutano ad attivare, diciamo, la componente razionale del nostro cervello. E sono quelli, se le prime tre soluzioni TOC sono soluzioni TOC, diciamo, tutti gli strumenti che trovate sulla destra, che vi farò vedere molto brevemente, sono utilizzabili a prescindere dalle soluzioni TOC. Tradotto, siete impegnati in un progetto agile, potete utilizzare gli strumenti della TOC che si chiamano Thinking Process Tools. La U-shape è il percorso di utilizzo. Quindi, che cosa devo fare per primo, per secondo, per terzo, per quarto e per quinto? L'ho chiamata l'età del dubbio perché a un certo punto Goldratt e i suoi si accorgono che le soluzioni che hanno messo a punto non si vendono da sole, non solo. Quando le vende Goldratt, Goldratt riesce a venderle; quando ci provano gli altri, fanno molta più fatica, e quindi sviluppano i tools. Le soluzioni TOC, questi strumenti, sono, come dire, una cassetta degli attrezzi con cui trovare soluzioni di tipo organizzativo. Non stiamo parlando di soluzioni di tipo tecnico, di tipo organizzativo. E il procedimento generale è quello che vedete, ed è quello che facevano i vecchi medici della mutua, no? Andava la uno, gli raccontava tutti i sintomi, loro, sulla base della conoscenza del corpo umano e di come era connesso il sistema, si facevano una mappa delle connessioni di questi sintomi, individuavano una causa radice, avevano una scatola di soluzioni o trovavano una ricetta ex novo per affrontare la causa radice, dopodiché ti davano la ricetta o le prescrizioni, e poi, come succede sempre, quando il medico ci dice quello che dobbiamo fare, lo facciamo o malvolentieri o non lo facciamo, sperando che funziona. La vista TOC di questo percorso è questa: è più brutta a vedersi che a farsi. Questo è un percorso a U. Il fondo della U è come il mortirolo per i ciclisti: quando siete in cima a un mortirolo, siete a cavallo. Quando siete arrivati al fondo della U e avete capito, tra le direzioni che potete prendere per risolvere il vostro problema, qual è la più conveniente per voi, avete fatto bingo. Diciamo che dopo è discesa, nel senso che ci sono molte cose da fare, ma la fate a cuor leggero, perché il più è fatto.
Sulla parte di sinistra, non ho la pretesa di raccontarvi né tutto il percorso né gli strumenti, c'è quella parolina magica che vedete, UDE, che è l'acronimo della parola inglese Undesirable Effect, effetti indesiderati. Le cose che accadono sistematicamente e che collettivamente rappresentano il gap tra come sono le cose oggi, brutte, sporche, cattive, non soddisfacenti, è il vostro obiettivo. Mettere le mani sugli effetti indesiderati è la cosa più fruttuosa che uno può fare, perché una volta che ci ha messo le mani, questo è, come dire, la ricetta per trattarli e trovare una soluzione. Un'analisi di questo tipo, giusto per dare un'idea del rapporto costo-benefici, impiega qualche giorno di lavoro di gruppo più, diciamo, un po' di ore di interviste individuali per raccogliere il materiale da cui ricavare gli effetti indesiderati per ottenere una soluzione che, se implementata, diciamo, è abbastanza solida per dare risultati per 1 o 2 anni. Quindi, diciamo, fatta bene al suo perché. Che cos'è un effetto indesiderato? Un effetto indesiderato è una cosa come questa. Quando parlate con il direttore commerciale di una software house che vende ERP e vi dice il tempo di chiusura di un affare si allunga sempre di più, il che poi ha un'implicazione, quindi c'è una relazione causa-effetto tra questa cosa e il fatto che per mantenere il giro d'affari bisogna tenere in piedi simultaneamente sempre più trattative e di conseguenza vuol dire che per ottenere lo stesso risultato ci devo mettere più tempo. Questo è un effetto indesiderato, anzi è una piccola catena di effetti indesiderati. Il secondo, che è in qualche modo legato al primo, e ricostruire questi legami è il secondo passaggio da fare, è che il margine di guadagno si riduce progressivamente, concorrenti, eccetera, eccetera, e quindi di sicuro abbiamo impiego sempre più tempo, ci metto sempre più tempo a portare a casa il risultato. Il risultato mi rende sempre di meno e quindi il ROI è abbastanza implicito che stia diminuendo. Cose di questo genere. Adesso, senza la pretesa che vi ricordiate tutto e quindi provando a ripercorrere i principi fondamentali applicati al project management, proviamo a vedere come è fatta catena critica questa soluzione. La vediamo applicata a un ambiente di progetto singolo, commessa singola, e poi non ci sono slide di supporto perché in realtà non c'è una slide di supporto. Proveremo a farci la domanda di come questa cosa deve diventare nel momento in cui lo stesso gruppo di risorse lavora simultaneamente su più commesse. Siamo in realtà che è molto più vicina a quello che succede veramente che ogni progetto col proprio team, almeno in Italia per quelli che ho incontrato io. È la soluzione TOC, è la traduzione pratica dei 5 passi di focalizzazione. Lo scopo è usare al meglio la risorsa scarsa, che è un sinonimo di constraint, e impedire che la variabilità e incertezza che è insita nei progetti, la variabilità è insita in tutte le attività umane, nei progetti e nelle commesse si aggiunge una certa dose di incertezza per come è fatta la catena logistica, che se non opportunamente governata rischia, anzi in realtà distrugge la pianificazione. Poi, siccome in questi ultimi anni, almeno in ambito software, ma non solo, la parola agile ha preso molto piede, l'ultima slide, diciamo, provo a raccontare il mio punto di vista su cosa c'entra agile con TOC, ma fondamentalmente la risposta è già qua. C'è convivenza assolutamente possibile a patto che da entrambi i lati, quindi è possibile anche fare TOC in un ambiente che sta facendo agile e viceversa, a patto che non ci siano dei talebani. Talebani sono persone
che non capiscono la differenza tra applicazione di un principio e principio. Le soluzioni TOC funzionano a patto che la realtà in cui le applicano sia quella sulla quale sono state sviluppate. Quindi, se provate a applicare una soluzione TOC semplicemente perché leggete è la soluzione per il project management, ma l'ambito di applicazione ha delle condizioni che non sono quelle rispetto alle quali la soluzione è stata sviluppata, vi fate più male che bene. I 5 passi li ripassiamo: identificare il vincolo, sfruttarne la potenzialità, sincronizzare l'organizzazione, quindi subordinare a ogni decisione i passi precedenti, e quarto, elevate, aumentare la potenzialità e non permettere che le abitudini in inerzia diventino il vincolo del sistema. Non sto a dirvi che cos'è un progetto perché lo sapete meglio di me, e proviamo a vedere il passo 1 che cosa significa. La TOC chiama il vincolo di un progetto catena critica. Come si individua catena critica? In una maniera che probabilmente siete già abituati a fare, magari intuitivamente. Definite le attività e le rispettive durate, create il network. Qualcuno magari fa anche la contesa, verifica la contesa di risorse. Qualcuno magari la rimuove sequenziando le attività in modo che questa contesa non esista più. Di solito si schedula ASAP al più presto. E a questo punto, se fate queste cose, e le potete fare anche con project, non servono i software appositi, la critical chain è la sequenza più lunga di attività che dipendono o per logica o per condivisione di risorse. Non sempre, anzi quasi mai, coincide col cammino critico. È possibile che in un progetto molto complesso ci siano più di una critical chain. Quale utilizzare come constraint dipende da soprattutto la variabilità e l'incertezza connesse con le attività che fanno parte della catena critica. Quindi, immaginando un semplicissimo progetto dove ci sono 4 tipologie di risorse definite dei colori, con delle attività concatenate semplicissime e con delle durate che sono i numerini, diciamo. La prima operazione è eliminare la contesa di risorse, che in questo caso riguardava sia sviluppo che progettazione. E la seconda operazione è, partendo dalla testa, quindi dalla fine del progetto, ripercorrere la catena di attività che sono concatenate o logicamente o per contesa di risorse. Quindi in questo caso catena critica sono tutte le attività tranne progettazione. Catena critica definisce la lunghezza, la durata totale del progetto. E fino a qui, diciamo, non c'è quasi nulla di veramente, innovativo. Sfruttare la potenzialità della catena critica vuol dire, rendersi conto di una cosa, che normalmente nella stima di durata delle attività è stata messa a protezione praticamente in ogni attività, cioè il flusso, se ricordate il principio, è eliminare le efficienze locali. Efficienza locale in un progetto si traduce nel mi chiedono quanto dura un'attività, io voglio essere sicuro di rispettare la mia data di consegna della mia attività, ci metto dentro un po' di protezione. Poi si fa un po' di negoziazione, tira e molla, il risultato è che dentro quella stima c'è un po' di protezione. E così succede per tutte le attività. Il secondo passo è rimuovo la protezione da ogni attività e la concentro sull'unico elemento che mi interessa, che è la fine del progetto. E quindi la metto in fondo, questa protezione cumulata si chiama buffer, e questo buffer che protegge l'intero progetto si chiama project buffer. Se faccio questa operazione, Goldratt, tenete presente che è israeliano, quindi non è particolarmente incline ai compromessi.
ha lavorato con gli americani che sono particolarmente inclini a avere delle procedure, per cui Goldratt, dall'alto della sua esperienza e conoscenza, dice: voi prendete la durata di ogni singola attività, la tagliate a metà, quindi sviluppo valeva, test valeva 8, ne lasciate 4 come durata di attività e la metà della metà la mettete nel buffer. Perché questo? Perché questo ha un effetto positivo o inibitorio su alcuni fenomeni che si verificano tipicamente, la legge di Parkinson che abbiamo citato prima, la sindrome dello studente, eccetera, eccetera, eccetera. In Italia questa cosa non ha, con noi, almeno io non l'ho mai fatta funzionare così. Di solito siamo molto più accurati nella stima, quindi siamo molto più attenti a recuperare una stima realistica, e poi normalmente il project buffer è tra il 20 e il 30% della lunghezza di catena critica. Dicevamo, queste protezioni sono cumulate alla fine, e questo, diciamo, ha anche una ragione, chiamiamola statistica matematica, perché la somma delle deviazioni della durata dei singoli task è molto maggiore della deviazione dell'intero project buffer. Quindi c'è un effetto, come dire, di riduzione della protezione necessaria se la rimuovo dai singoli task e la metto sull'intero progetto. Questo che cosa comporta però? Che non misuro le persone in base a quanto rispettano la data di consegna del singolo task. Sono tutti misurati su quanto il progetto finisce in tempo. Tradotto, siccome il buffer che viene messo alla fine del progetto fa parte della durata, quindi al cliente gli viene detto che il progetto verrà consegnato alla fine del project buffer, tutti saranno misurati su quanto buffer abbiamo utilizzato. Il buffer verrà utilizzato sia in fase di pianificazione, sia in fase di esecuzione, sia in fase di miglioramento. Ha, diciamo, tre sfere di utilizzo. Ed è, diciamo, proporzionale alla variabilità che c'è nel progetto. Sincronizzare vuol dire che tutte le attività che non sono su catena critica subiscono lo stesso trattamento di quelle che erano su catena critica e vengono, diciamo, innestate in catena critica protette da un buffer piccolino che si chiama feed-in buffer. Quindi la stessa logica si applica alle altre catene. E quindi alla fine di questa operazione, passo 1, passo 2, passo 3, la pianificazione del nostro progetto apparirà in questo modo. E quindi, seconda considerazione, diciamo conseguenza, la progettazione, quella che vedete in azzurrino, non parte fino a quando, se volete, non è finita la progettazione che c'è in fase rossa. Servono poi dei meccanismi di sincronizzazione per evitare che gli anticipi rispetto alla durata prevista, perché la durata prevista è una stima e ci sono possibilità di essere più lenti, ma anche di essere più veloci, questi anticipi vengano utilizzati e capitalizzati. Questo richiede dei meccanismi informativi tra le risorse che, diciamo, sono un dettaglio che oggi ci porterebbero fuori strada. Esiste un terzo tipo di buffer che si chiama resource buffer che mi serve a evitare che la mancanza di risorse o ritardo su attività fatte dalla stessa risorsa su catena critica generi un utilizzo del project buffer. Queste sono le due pianificazioni a confronto. Quarto punto, se questo non è ancora sufficiente, quindi se è pianificato così, diciamo, non siamo ancora in grado di soddisfare la data richiesta dal cliente o non siamo in grado di inserire questo progetto all'interno di un pool di progetti, perché per esempio abbiamo una risorsa scarsa tra tutti i progetti che ce lo impedisce, occorre passare al passo 4. Ridurre il tempo di esecuzione su catena critica si può fare aggiungendo risorse, rivedere le attività. Quindi fare quello che in produzione è abbastanza usuale, spostare attività da catena critica ad altre catene,
cercando di evitare, come si diceva, che catena critica si muova, perché altrimenti dovete ricominciare da capo. Questo a sommissimi capi come funziona. Prima di passare a Agile, che cosa succede poi in realtà? In realtà, come l'ultimo con cui sto lavorando, ci sono 80 progettisti che lavorano su 60-65 progetti di sviluppo nuovo prodotto e più o meno tutti lavorano su tutto. E quindi la domanda è, ancorché io abbia schedulato, pianificato ogni singolo progetto in questo modo è sufficiente? E la risposta, visto che la domanda è posta abbastanza retoricamente, è no, perché è molto probabile che il sistema composto da tutti i progetti che utilizzano tutte le risorse generi un constraint di risorse, cioè ci sia una di queste risorse. Nel caso di specie, la risorsa più scarsa sono gli sviluppatori che si occupano delle app. Questa risorsa sia veramente scarsa, cioè non ce ne sia, ancorché i progetti siano stati pianificati, abbastanza per tutti i progetti che voglio portare a termine. Quindi, se ricordate la definizione di passo 2, sfruttare il vincolo, in questo caso lo sviluppatore di app. Al massimo e sul giusto mix significa che questa azienda, se vuole raggiungere il massimo risultato, deve lanciare i progetti di sviluppo nuovo prodotto in base alla disponibilità della risorsa scarsa e in base al rapporto tra quanto tempo di risorsa il singolo progetto utilizza e, se volete, il fatturato o il margine che il prodotto andrà a generare per questa azienda. E finché questa risorsa non ha finito di lavorare sui progetti precedenti, non se ne butta dentro un altro, che non è, diciamo, ciò che succede normalmente. E questo è il passo 3, cioè la subordinazione consiste nel lanciare, invece che gli ordini clienti, i progetti al ritmo con cui la risorsa scarsa è in grado di mangiarseli. Ultimissimo aspetto, cosa ci azzecca la TOC con Agile? E ve lo faccio vedere tramite una visualizzazione tipica della TOC. Quello che vedete in basso a destra è la struttura di una nuvola di conflitto, ovvero dello strumento con cui la TOC cerca di catturare l'essenza di una situazione. Allora, Agile in logica TOC è utile a un'azienda se in questa azienda esiste il conflitto che vedete. Quindi, se un'azienda che ha come obiettivo Make the money now in the future, che per Goldratt è l'unico obiettivo di un'azienda. Se per raggiungere questo obiettivo questa azienda deve soddisfare due condizioni: la prima, garantire velocità di esecuzione e livello di servizio al cliente, e la seconda, garantire le basi per un miglioramento continuo. E se questa azienda si trova in un conflitto determinato dal fatto che se si opera secondo il flusso degli standard aziendali, sono ancorato alle basi e posso garantire il miglioramento, ma d'altra parte, se lascio che le persone utilizzino standard personali, sono più flessibile e più veloce. E quindi, se lascio gli standard personali, non ho le basi per il miglioramento continuo. Se adotto degli standard aziendali, perde in velocità e livello di servizio. Se sono in una situazione del genere, allora, o simile, quindi di conflitto, allora Agile è una buona soluzione. Se non sono in un conflitto del genere, Agile è un'ottima cosa
che però, secondo, diciamo, la logica complessiva TOC, non produce un miglioramento, cioè non produce più throughput. E siccome implementare un progetto di miglioramento, che sia Agile, che sia TOC, che sia Lean, quello che volete voi, ha un costo, avremo un aumento delle spese operative, un throughput invariato e quindi una diminuzione del cash profit. E quindi, secondo la logica TOC, non è una cosa da fare. Direi che le cose che dovevo dire le ho dette, e quindi, se ci sono delle domande, non so bene come fare a voce. Giuca mi dice software per inventare la critical chain. Ne conosco due, uno legato a project che si chiama ProChain, l'azienda si chiama ProChain, il capo di questa azienda è Newbold, che è uno di quelli che ha sviluppato di più la parte applicativa di Critical Chain. Ha scritto dei libri, se cercate Newbold Critical Chain trovate il primo, che è fantastico e diciamo, è quasi un manuale applicativo. Ne esiste un secondo che si chiama Concerto, molto più sofisticato, per realtà molto più strutturate. L'azienda si chiama Realization, l'imprenditore si chiama Sanjeev Gupta, che è un drago, è un praticissimo. Ci sono due posti dove potete trovare informazioni e anche webinar dedicati a questo. Una è quella che si chiama TOC Practitioner Alliance, TOCPA, se la cercate la trovate, ci sono circa 500 video di esperienze raccontate in 38 conferenze internazionali, tra cui anche Sanjeev. E l'altro sito molto importante dove potete trovare materiale, il primo è completamente free, il secondo richiede un'iscrizione e un pagamento, si chiama TOCICO. TOCICO, TOC International Certification Organization, dove trovate altrettanto materiale, meno che in Toppa, ma ne trovate altrettanto. ProChain e Concerto. Poi, volendo a un livello, diciamo, iniziale, si può fare delle applicazioni pilota usando Microsoft Project. Ovviamente la logica di Critical Chain Microsoft Project non ce l'ha e quindi ce la dovete mettere voi. Però per fare degli esperimenti si può fare anche con dei software che non sono, diciamo, puri Critical Chain. Non riesco a leggerla, aspetti, eh? Urca miseria, è lunghissima. Quanto deve durare un progetto di revisione organizzativa tramite questa metodologia qua per essere più grande su un problema operativo? Poi... Orca, è una domanda a un milione di dollari. Allora, per fare un'analisi a livello di azienda nel suo complesso, diciamo, parlando in termini di effort, quindi giornate, consulenti, direi 5, 6, 7, andando molto alla sintesi. Compresa almeno una giornata di formazione perché altrimenti non si capisce quello che succede. Ovviamente tutte le giornate aggiuntive di formazione del manager sono benvenute perché più l'azienda capisce l'approccio di strumenti, più poi capisce il risultato. L'analisi si fa secondo la U-shape e quello che viene fuori è dati gli effetti indesiderati, dati i collegamenti, quali sono i conflitti principali, quali sono, diciamo, le aree su cui bisogna lavorare. È possibile partire da un'area specifica. La maggior parte dei lavori che ho fatto partivano da un problema specifico. Abbiamo un problema di lead time, abbiamo un problema di scarsità di risorse in produzione. Non riusciamo a far venire fuori i progetti. Quindi non si parte dall'analisi della singola azienda, si va direttamente su un'area specificata, quindi in qualche maniera la soluzione è predefinita. Pro si risparmia tutta la fase di analisi, contro, siccome le aziende sono veramente dei sistemi, per
Prima o poi ci si scontra con qualche regola di funzionamento generale che impedisce o ostacola l'applicazione della soluzione TOC. Se all'interno dell'azienda ci sono delle regole ispirate all'efficienza locale, sarà difficile schedulare il constraint. Questo vale in qualsiasi operazione si riesca. Poi, durata dell'operazione, analisi e rivoluzione completa. Lì si va da 6-9 mesi, dove tu ci vai, se va bene, una volta ogni 2 settimane, perché ora che metabolizzano e fanno, passa un mucchio di tempo, a anni. Ci sono aziende dove sono stato per anni perché il loro ritmo di assorbimento era lento e quindi era più simile a un innaffiamento goccia a goccia. Dipende da quale velocità l'azienda è in grado di sostenere. E questo è, diciamo, quello che dall'analisi preliminare di solito dovrebbe far venire fuori. D'altra parte, in un progetto di miglioramento, se applicate la logica, il costraente è l'azienda, non è il consulente. È la velocità del più lento che determina la velocità del sistema. Quindi, nella mia esperienza, quasi sempre è l'azienda, non il consulente. Adesso non riesco a vedere le altre domande, ammesso che ci siano. Scusate la mia imbranatezza. Ok. Mi trovate su LinkedIn se qualcuno poi ha delle curiosità o altro. Mi trovate anche su Facebook, come molto meglio LinkedIn. Grazie a voi.